Pollonima, tutti della partita mettevano in mostra un Inter che per nessun motivo al mondo intendeva forzare i ritmi dell'incontro, ben sapendo che il risultato dell'andata 3-1 e i bioritmi recenti della truppa di Marini consigliavano prudenza. Tedeschi in gola al 38esimo, il capitano giallonero Zorc, pescato bene in area da Chapuisat, evitava l'intervento di Battistini e batteva Zenga, facendo almeno sulla carta riaprire la doppia sfida con l'Inter. E che non era certo finita lo confermava in apertura di ripresa il 17enne Ricken, a segno con un destro angolatissimo. La segnatura restituiva fiato ai tifosi tedeschi, che in seguito tremavano per il palo colpito da Bergkamp dopo aver seminato due avversari. Era poi la traversa a respingere la conclusione di Sammer su sponda dello svizzero Chapuisat. A 10 minuti dalla fine il Meazza può di nuovo respirare, grazie al tiro di Manicone imbeccato per linee verticali da Bergkamp per la rete del 2-1 in favore del Borussia. Un risultato utile comunque ai nerazzurri, ma che costringeva tutti a lunghi minuti di sofferenza. Sofferenza che aveva fine.